Comunque, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui di nuovo, grazie per aver accettato l'invito di Tommaso, complimenti a Tommaso, giovanissimo consigliere regionale che ha regalato a Fratelli d'Italia una delle percentuali più belle d'Italia, poi dicono che non abbiamo una classe dirigente, per la verità noi abbiamo una classe dirigente che è abituata a formarsi sul territorio, certo, se per classe dirigente si intende che siccome i parlamentari si nominano ci si mettono personaggi del mondo dello spettacolo piuttosto che gente che ha fatto tutt'altro e si è spesa in tutt'altro, piuttosto che chi fin da giovane ha lavorato per il bene della sua terra, del suo comune, conosce il territorio e può rappresentare quel territorio, allora forse noi siamo distonici, mettiamola così, ma crediamo che la forza di un partito che vuole difendere l'identità e l'interesse nazionale in una nazione che è fatta da migliaia di campanili debba essere proprio l'ancoraggio con quei campanili, con quelle specificità e con tutti gli elementi che fanno la nostra forza. Allora, perché siamo qui? Perché io volentieri ho accettato l'invito di Tommaso, di Luca De Carlo, del senatore De Carlo, che ringrazio, saluto il nostro assessore Donazzan qui in prima fila, assessore regionale. Ho accettato questo invito, per carità ne accetto molti, faccio molte cose e giro l'Italia, ma ci tenevo particolarmente a venire qui, perché vedete, voi rappresentate, senza piaggeria, molte cose per le quali Fratelli d'Italia si batte. Punto primo, Fratelli d'Italia è un partito convintamente produttivista, cioè è un partito che da molto tempo è schierato a fianco di chi produce, di chi crea ricchezza, di chi si rimbocca le mani, di chi di fatto rappresenta l'economia italiana, perché in Italia è passato questo messaggio un po' bislacco per il quale sembra che la ricchezza la produca lo Stato, così come sembra che la povertà si abolisca per decreto, così come sembra che la flessibilità nel mercato del lavoro pure si garantisca con le leggi. Non è così. La ricchezza la fanno le aziende e la fanno i loro lavoratori. Allora, particolarmente in questo tempo, io sono molto preoccupata, perché tutti parlano del dato di contrazione del PIL dello scorso anno, apro e chiudo parentesi, nel 2020 l'Italia ha avuto il quarto dato peggiore di prodotto interno lordo dall'Unità d'Italia in poi. Gli altri tre dati peggiori di quello del 2020 erano tutti riferibili agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Questo vi fa capire più o meno, no? In che situazione versa attualmente la nostra economia, e vi fa anche capire quale sia la responsabilità di certa politica, perché oggettivamente escludo che qualcuno durante la Seconda Guerra Mondiale abbia speso soldi per comprare monopattini o banchi a rotelle, ma insomma sono scelte diverse da quelle che purtroppo sono state fatte in questa fase. Che cosa accade? Il dato più preoccupante oggi per noi non è quello sulla contrazione del prodotto interno lordo. Il dato più preoccupante, secondo me, è quello che dice che il 40% delle aziende italiane rischia di non sopravvivere a questa fase. Perché se quelle aziende chiudono, quel dato di contrazione del prodotto interno lordo noi ce lo portiamo dietro per 10 anni. È la ragione per la quale dall'inizio, in particolare della pandemia, ma è un lavoro che abbiamo fatto anche prima e che faremo dopo, noi abbiamo chiesto di puntare tutto sulla salvaguardia delle aziende, sulla continuità di impresa, dando un segnale anche di attenzione da parte dell'istituzione rispetto a quelle aziende che resistevano in un momento particolarmente difficile. Faccio un esempio, quando ci fu il tema della cassa integrazione, per dire, tutti parlavano, mettiamo i soldi sulla cassa integrazione, bello, mettiamo i soldi sulla cassa integrazione, ma magari diamo anche un segnale a quelle aziende che magari hanno la possibilità di mettere i loro dipendenti in cassa integrazione e scelgono di non farlo. Abbiamo detto lo Stato dia a loro, a quegli imprenditori, l'80% di quanto gli pagherebbero stare la cassa, di quanto gli costerebbe pagare la cassa integrazione. Paga di meno, ma è un segnale di attenzione. Esattamente come abbiamo chiesto l'unificazione degli anni fiscali, esattamente come abbiamo fatto una serie di proposte. E adesso anche sulla prossima manovra abbiamo chiesto che gli 8 miliardi di taglio delle tasse si concentrino su un'unica materia, che è il costo del lavoro, che è favorire il lavoro, legarlo a una formazione adeguata d'eccellenza, altra grandissima questione italiana, perché il paradosso di avere centinaia di migliaia di professionalità richieste che non si trovano, quando paghiamo il reddito di cittadinanza a gente che sta a casa senza lavorare, è una follia in un sistema normale. E quindi
tirata dietro molte critiche per aver detto che il reddito di cittadinanza, Fratelli d'Italia è l'unico partito che rivendica con orgoglio di non aver, unico partito nell'attuale Parlamento che non ha mai votato né per istituire né per difendere il reddito di cittadinanza. Okay? Gli unici che hanno sempre detto no, ma non perché noi non si voglia abolire la povertà insieme al ministro Di Maio, banalmente perché è una misura stupida. Uno Stato giusto, in primo luogo, non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto distingue chi può lavorare da chi non può farlo e fa assistenzialismo verso chi non può lavorare, ma per tutti gli altri deve creare le condizioni perché possano lavorare, non mantenerli con una paghetta di Stato. Io ho detto metadone di Stato, confermo che lo considero metadone di Stato perché la mentalità è la stessa. E cosa fa il metadone con il tossicodipendente? Lo cura? No. Lo mantiene nella sua condizione di tossicodipendenza con un palliativo, con una, diciamo, sostanza alternativa che gli consente di stare lì e non creare problemi. È esattamente il principio del reddito di cittadinanza. Risolve quella condizione di difficoltà, di povertà? No. La mantiene. E mantiene la gente, la mette nella condizione di dipendere dalla politica. Non è libertà. Quella è schiavitù. È un'altra cosa. Allora, le proposte alternative che anche qui abbiamo fatto sono numerosissime, però fondamentalmente distinguere l'assistenzialismo dalla formazione o dal reinserimento nel mercato del lavoro. Se le stesse risorse che sono state date a molti percettori di reddito di cittadinanza venissero date alle aziende per assumere, per formare quei ragazzi, per dare loro una formazione d'eccellenza su molti campi nei quali richiesta, noi avremmo creato lavoro. Anche perché è un segnale sbagliato, secondo me, che lo Stato dica in buona sostanza quel giovane di 20 anni stai a casa perché non mi servi, perché c'è anche questo nella mentalità del reddito di cittadinanza: il tuo contributo non mi serve. Io sono stata molto presa in giro perché da ragazzo ho fatto lavori normali che fanno tutti i ragazzi che si devono mantenere mentre studiano piuttosto che, e quello che ho imparato è che qualsiasi lavoro ti insegna qualcosa, e ho fatto lavori che mi hanno insegnato molto di più di intere giornate che ho passato nel Parlamento, per cui dire finché non trovi un lavoro adeguato alla formazione che hai fatto stai a casa è una cosa idiota, stupida, che fa lo Stato per comprare consenso, perché questo purtroppo è la scelta che fa determinata politica. Quindi dicevo, siamo un partito fortemente ancorato alla dinamica della produzione, della ricchezza, del ruolo delle aziende in Italia, soprattutto in una situazione nella quale non è facile lavorare, e siamo un partito che difende, come dicevo, l'interesse nazionale e che difende l'identità di questa nazione. E qui io credo che bisogna capire perché i nostri prodotti sono sotto attacco. Non è solo un tema di semplice concorrenza, io penso che noi non ci rendiamo conto di quale sia il grande scontro aperto nel mondo di oggi, non in Italia. Se voi ci fate caso, in questo tempo tutti i presidi dell'identità sono sotto attacco. La nazione, quindi l'identità nazionale, piuttosto che l'identità religiosa, piuttosto che l'identità familiare, piuttosto che l'identità di genere, piuttosto che il marchio. Perché? Perché ci sono alcuni poteri che muovono contro l'identità, la specificità, il piccolo, il vicino, tutto quello, no, che rende unici. I poteri che muovono sono quelli che chiaramente lavorano a un piano superiore, grandi multinazionali che oggi hanno fatturati molto spesso superiori al prodotto interno lordo di intere nazioni, che chiaramente puntano all'omologazione, cioè puntano alla omologazione del consumatore e del prodotto. Cioè io, insomma, anche per questo sono stata insultata, francamente non penso che Imagine di John Lennon fosse una grande canzone, ok? Immagina che non ci siano gli stati, immagina che non ci siano le religioni, immagina che non ci sia niente. Perché se noi non abbiamo quel portato, noi non abbiamo niente. Non abbiamo la nostra consapevolezza, non abbiamo le nostre radici, non abbiamo più i nostri diritti e la capacità di difenderli. E non abbiamo più buona parte della nostra economia in Italia. Perché vedete, la globalizzazione è neutra. Non è bene e non è male, il problema è come la usi. Tu puoi utilizzare gli strumenti di cui la globalizzazione ti dota per prendere il piccolo produttore di olio extravergine d'oliva e far vendere quel prodotto d'eccellenza in tutto il mondo.
o puoi usare la globalizzazione come è stata usata finora, subirla, cioè bisogna distruggere il piccolo produttore di olio extravergine d'oliva d'eccellenza, perché a lui serve, diciamo, un prodotto che possa essere magari fatto sinteticamente, cioè in modo sintetico, perché è più facile da vendere a tutti nella stessa maniera. Basta leggere il libro di Bill Gates, non voglio fare il complottista, ma è dove si stanno muovendo alcuni poteri che combattono le nostre eccellenze. La carne sintetica, si lavora sul cibo sintetico, e allora si deve lavorare, per esempio, come lavora il Nutri-Score con l'Unione Europea, che è un altro dei nostri avversari da questo punto di vista, diciamocelo, e qui apro e chiudo parentesi, non siamo anti-europeisti, signori, questo dibattito sull'Europa, uscire dall'Europa, uscire dall'euro, è surreale, non c'è l'opzione di uscire dall'Europa, uscire dall'euro, perché se l'Italia esce dall'Europa o dall'euro, comunica ufficialmente che sono finiti l'Europa e l'euro, è chiaro? Qui il tema è se si vuole stare in Europa con la forza e la consapevolezza necessaria a difendere i propri interessi come fanno tutte le altre nazioni europee, o se vogliamo continuare a farci percepire come una colonia, come grazie alla nostra politica è troppo spesso accaduto in questi anni. Mi dispiace, è un fatto. Il Nutri-Score è un brevetto di proprietà di un'agenzia del governo francese, chiaro? Il sistema etichettatura a semaforo è un brevetto di proprietà di un'agenzia del governo francese, che ci vuole imporre questo bello, bel sistema, intelligentissimo sistema, etichettatura in forza della quale se ti bevi la Red Bull o l'olio verde, e se appunto olio extravergine, vino o l'olio rosso. Basi scientifiche zero. Il punto è lavorare ovviamente su alcuni interessi che si muovono, e questo le altre nazioni in Europa lo sanno fare, noi no. E ovviamente, essendo il prodotto italiano un prodotto che ha, diciamo, poche possibilità di lasciare aperta la competizione, e più si riesce a colpire quel prodotto e più si riesce a, diciamo, limitarne la riconoscibilità, e più è facile combatterlo. È qui che io non capisco perché la politica italiana in questi anni, per dirci che noi dobbiamo essere amici dell'Europa, ha rinunciato a difendere, come fanno gli altri, le proprie specificità, le proprie eccellenze, le proprie produzioni, le proprie aziende. Ma io vi potrei raccontare decine di casi, al netto di quelli che vi riguardano, poi ci arrivo ovviamente. Ma ve ne posso raccontare l'idea. Guardate la vicenda dei balneari. Non so se avete seguito questa direttiva Bolkestein, no? Che impone di prendere le concessioni balneari e metterle all'asta, perché il libero mercato è fermo, il libero mercato. Qui ci sono aziende che hanno investito, famiglie che hanno investito per decenni, e adesso vengono letteralmente espropriate, gli stabilimenti vengono mandati all'asta, e secondo voi le aste chi le vince? Le vincono le grandi concentrazioni economiche straniere sulle nostre coste, che sono confini, quindi c'è anche un tema strategico. L'Europa lavora così, lavora per, diciamo, limitare il piccolo e favorire il grande. Perché? Perché ci sono interessi che sono più bravi di noi, della classe politica, a farsi riconoscere. Ma potrei raccontare il tema di Alitalia, dove tutti gli italiani sono stati contenti che Alitalia è finita. L'Italia non è così, eh. L'Italia è un carrozzone, no? L'Italia è stata una compagnia aerea che ha avuto una serie di gestioni commissariali nominate dalla politica che l'hanno devastata. Poi adesso l'abbiamo trasformata in una cosa e fra 2 anni sarà tedesca. È un bene? Una nazione sovrana, prima di rinunciare alla sua compagnia di bandiera, tendenzialmente. Sono cose che oggi so di dire una cosa che, diciamo, nella vulgata è, non gode di grande consenso, perché questo è quello che è stato raccontato. Ma non è così. Allora, le nostre produzioni di eccellenza ovviamente hanno lo stesso tipo di avversari, lo stesso tipo di nemici. Un po', diciamo, alcune norme dell'Unione Europea, che guarda caso colpiscono sempre le nostre produzioni, perché lì la parte del padrone la fanno altri, grandi interessi di grandi gruppi, e quindi se arrivano i croati e chiedono il riconoscimento del Prosek, da quelle parti dicono, vabbè, chi se ne importa, perché colpisce
una produzione che altrimenti non è possibile equiparare, e fa gioco di qualcun altro che continuerà a vendere champagne, perché non ci sarà un croato che riesce a far passare lo champagne, perché gli altri sono capaci a difendere le loro produzioni, le loro eccellenze, sono capaci a fare marketing, sono capaci a vendersi nel mondo. È un fatto di mentalità, la nostra. Il problema principale che ha l'Italia è la mentalità, il senso di appartenenza, il senso di orgoglio nazionale. Guardate che se uscite ai confini italiani, chi sono gli italiani? Lo sanno tutti, è qua dentro che noi non lo sappiamo, è qua dentro che noi non lo riconosciamo, che tutto quello che accade fuori è sempre più bello di quello che succede in Italia. Ma nel resto del mondo il marchio Italia è il terzo marchio per riconoscibilità del mondo, primo marchio nazionale. Se l'Italia fosse una nazione seria, saprebbe che la sua forza economica è tutta lì. È tutta lì in periodo di globalizzazione. Noi non possiamo competere sulla quantità del prodotto, ma sulla qualità. Noi siamo imbattibili. E allora l'Italia dovrebbe andare su tutto quello che, semplifichiamo, i cinesi non ci potranno copiare mai. Quella è la nostra forza economica. Quando è arrivato il PNRR, noi abbiamo proposto di mettere le risorse sulla riconversione verso il marchio. Cioè ci sono delle produzioni mature, delle produzioni che tu non reggi più in questo mercato. Le devi riconvertire. E qual è l'elemento che ti consente, diciamo, di essere sicuramente vincente? Tutto il tema del marchio, e quindi l'agroalimentare da questo punto di vista fa la differenza, ma a 360 gradi è un lavoro che si dovrebbe fare. Pensate a tutto il mercato del lusso. Penso per esempio, no, tutta l'Asia, la Russia, cioè ci sono dei ricchi in espansione nel mondo. Se l'Italia si concentrasse sul mercato del lusso, farebbe, secondo me, una cosa molto intelligente, perché sono mercati sui quali noi siamo i più competitivi di tutti. E invece no, sono scelte strategiche che non riusciamo a fare, noi subiamo. E quindi adesso, per carità, noi abbiamo posto il problema al ministro Patuanelli, alla Camera, il fatto del Prosek si è saputo grazie, diciamo, al lavoro di Fratelli d'Italia, per cui non avete bisogno di chiedere chiaramente il nostro consenso e la nostra mobilitazione, così come non avete bisogno di chiedere che quando arriva qualcuno e organizziamo una festa ordiniamo del prosecco. Noi siamo azionisti di maggioranza del consorzio, non si preoccupi. Abbiamo fatto il nostro lavoro, però su questo diciamo che nella politica italiana si stenta di più a essere fermi e compatti, come riescono a fare altre nazioni. Citavamo la Francia, che è forse quella che verso di noi ha, diciamo, l'atteggiamento più predatorio, no? Verso i nostri marchi. Buona parte di quei marchi se ne sono andati da quelle parti, ma in generale, dicevate, no? Quando qualcuno viene e noi vendiamo un marchio all'estero, poi è difficile, ma non è che la gente si compra i marchi italiani perché vuole produrre in Italia. Cioè, quando i turchi si sono comprati la Pernigotti, non è che si sono comprati la Pernigotti per mantenere lo stabilimento in Piemonte. Siamo matti se pensiamo a una cosa del genere. I turchi si comprano la Pernigotti per fare un orrendo cioccolatino turco e vendertelo con un nome italiano. E noi questo non lo dobbiamo consentire, perché marchio è marchio se viene prodotto qui dall'inizio alla fine, se no non è marchio. Però questo è un fatto. Mentalità, ma noi non possiamo credere, oltretutto con le regole che ci sono in Italia sul piano fiscale, sul piano della giustizia, no? Cioè sappiamo che oggi produrre in Italia non è esattamente la cosa più facile del mondo. I marchi vengono presi o per fregarsi il know-how, per acquisire il know-how, come può essere Ansaldo Breda, piuttosto che, oppure per avere un marchio italiano con il quale vendere un prodotto che italiano non è. E in entrambi i casi siamo stupidi noi che lo consentiamo. Perché ci sono dei marchi e delle aziende che si possono tranquillamente difendere con un investimento, con una partecipazione, con una difesa, Golden Power. Cioè, ci sono strumenti che ti consentono di difendere le tue eccellenze. Altri lo farebbero. Cioè in Francia, che sono il mio punto di riferimento da questo punto di vista, che sono i più aggressivi, ma anche quelli che secondo me difendono meglio il loro patrimonio, nell'ufficio, diciamo così, di Macron, ci sta una cosa che si chiama Dipartimento per la Guerra Economica. Cioè loro hanno dei dipartimenti, la Presidenza della Repubblica, che di fatto sono lì per difendere il loro tessuto dall'ingresso straniero e per aiutare le loro aziende a aggredire i mercati stranieri. Possiamo arrabbiarci con i francesi? No,
noi ci dobbiamo arrabbiare con gli italiani che stanno lì a dirci che dobbiamo fare quello che ci dicono i francesi, perché i francesi non lavorano per l'interesse italiano, ma lavorano giustamente per l'interesse francese. Quindi io vorrei semplicemente una classe politica che ha, e questo lavora Fratelli d'Italia per fare, che ha, capisse quali sono, qual è il suo spazio nel mondo, e il suo spazio oggi è questo, cioè eccellenza, specificità, difendere. Più è legato alla tradizione, più è piccolo, più è particolare, più è legato a un determinato microclima, più non è delocalizzabile, e Dio sa se l'agricoltura non è delocalizzabile, l'agroalimentare uguale, più è elemento di forza per noi. Sostenere le aziende che possono da questo punto di vista fare grande l'Italia, e qui ad esempio quando parliamo, no, del Conegliano, l'Alto Piave, le TOCG, parliamo insomma di un prodotto che da solo ti fa un cinquantesimo dell'export, un prodotto poi, cioè non è una cosa così, cioè una produzione qualunque, è una produzione delle più rappresentative dell'Italia nel mondo. Lo sappiamo tutti, l'Italian Sounding ci costa 100 miliardi di euro l'anno, sì, ma che abbiamo mai fatto per fermarla alla fine? Alla fine l'abbiamo denunciato, dopodiché la politica italiana quando va a fare gli accordi bilaterali non chiede alle altre nazioni come dovrebbe fare, secondo me, fermo, prima che parliamo di qualunque cosa, il parmesan non lo fai sparire. Perché quello dovrebbe essere una difesa strategica del tuo interesse, una scelta strategica che la politica italiana non ha fatto, che farebbe nel caso in cui ci venisse data la possibilità di, ma non per appunto per venire qui e dire quanto siete bravi, che siete bravi lo sapete da soli, cioè non avete bisogno che lo dica Giorgia Meloni, per dire che siamo d'accordo su che cosa va difeso, su che cosa va tutelato, su che cosa va valorizzato, e siamo d'accordo per un fatto culturale e per un fatto economico. L'Italia è questo, senza di questo noi non abbiamo niente, è chiaro, questo noi lo abbiamo chiaro, Fratelli d'Italia va molto chiaro, lo dimostrano le nostre battaglie in Parlamento, sulla produzione, sulla tutela del marchio, sul mondo, su tutto il campo dell'agroalimentare, anche qui, diciamo, un mondo, quello, tutto quello delle aziende agricole che è stato utilizzato come, diciamo, carne da cannone per fare tutt'altro, no? Guardate il tema quando c'era il Covid, la sanatoria, il ministro Bellanova, chiunque conosca vagamente il mondo delle aziende agricole italiane sa che serve una, diciamo, manodopera qualificata. Noi abbiamo proposto i corridoi verdi, abbiamo proposto una serie di cose che venivano dalle associazioni, e lì invece hanno detto no, ci mandiamo immigrati irregolari a lavorare nei campi, facciamo la sanatoria. Vuol dire non avere idea, vuol dire usare le aziende come spauracchio per le proprie battaglie ideologiche prive di senso, perché ovviamente non poteva risolvere e non ha risolto il problema, altro avrebbe risolto il problema, è così tutta la questione della tassazione, di tante altre materie che si potrebbero aprire. Però io sono qui per dire che ovviamente ci trovate al vostro fianco sulla, diciamo, denominazione, sul marchio, sulla tutela delle ovviamente delle denominazioni protette. Se passasse la richiesta della Croazia, e chiudo davvero, non sarebbe solamente un problema per ovviamente la produzione di questo territorio straordinario, vuol dire ammazzare tutto il principio delle denominazioni, che è stata una delle poche cose che si è riusciti a fare per difendere le nostre eccellenze, perché se tu lo puoi bypassare quel sistema lì e prendi un prodotto che non c'entra niente, che non vale minimamente quello rappresentato dalla denominazione, puoi di fatto riconoscere un marchio che lo scimmiotta, signori, sono finite le denominazioni, eh? E questo vuol dire la più grande vittoria che noi possiamo regalare a chi da anni fa i miliardi sul nostro nome e sulla nostra pelle. E quindi è una battaglia, no, che il Parlamento deve fare insieme, ma che proprio gli italiani devono fare insieme. Quindi dobbiamo essere pronti a scendere in piazza con gli italiani per difendere questo principio, che è una delle poche cose che abbiamo ottenuto fin qui e che anzi vanno rafforzate. Quindi ci siamo, Fratelli d'Italia c'è per le imprese, c'è per l'agricoltura, c'è per la tutela del marchio, c'è per uno sviluppo intelligente di una politica che possa difendervi. E voglio dire un'ultima cosa, le giuro che mi taccio, come dico sommessamente, le giuro che smetto. Attenzione anche a tutto questo tema della politica green.
Fratelli d'Italia è forse il partito più ecologista di tutto il centrodestra, ma non si difende l'ambiente ammazzando la produzione, si difende l'ambiente dimostrando che la difesa del territorio e la tutela della produzione possono convivere. Queste colline sono patrimonio dell'UNESCO, grazie ai produttori, mica grazie al nostro Signore Gesù, sempre, e al lavoro che le aziende che hanno lavorato su queste colline hanno fatto in termini di tutela di questo territorio. Allora io sono un po' preoccupata da questo lavoro che si sta facendo a livello europeo, anche qui il PNRR, la transizione verde, bella la transizione verde, però non ha molto senso che noi mettiamo la plastic tax sulle aziende europee che contribuiscono allo sversamento di plastica in mare per lo 0,88% e poi importiamo senza dazi dalla Cina che da sola fa l'80% dello sversamento di plastica in mare. C'è qualcosa che non funziona se noi andiamo verso l'elettrico che prendiamo dai cinesi che producono quell'elettrico a carbone. C'è qualcosa che non va? È un po' tafazziano, no? Se ricordate il famoso personaggio. Cioè è una cosa che sembra fatta apposta per creare problemi alle nostre aziende. Anche qui noi abbiamo avuto il coraggio di dirlo, che non vuol dire che siamo ovviamente nemici dell'ambiente. Siamo amici dell'ambiente, ma ambiente e uomo possono e devono convivere con politiche intelligenti, altrimenti ci stiamo mettendo e consegnando definitivamente nelle mani di nazioni che non rispettano neanche lontanamente i nostri stessi standard e che per questo stanno facendo man bassa in giro per il mondo, mentre noi stiamo lì a continuare a vessare le nostre aziende. Farm to fork, stessa cosa. Bello il principio, ma se l'applicazione alla fine vuol dire maggiori tasse, maggiori legacci, maggiori difficoltà, allora questo anche non aiuta. Quindi sappiate che ci troverete al vostro fianco, qui mi fermo, grazie a tutti e a presto.